Buongiorno a tutti, direi che possiamo partire con il webinar. Chiedo un'altra conferma, un altro check per sapere se mi sentite e se appunto il dottor Manganello è presente ed è d'accordo a iniziare. Certo, sì, iniziamo. Ok, perfetto. Allora, oggi introduciamo la prima puntata dedicata al nostro nuovo partner Ecosism SRL con un webinar interamente dedicato all'intervento integrato di miglioramento sismico ed energetico di edifici esistenti con il cappotto sismico. In particolare con appunto l'autorevole contributo del CEO di Ecosism SRL, che salutiamo appunto il dottor Marco Manganello. Buongiorno a lei. Buongiorno, salve a tutti. La ringraziamo per essere qui con noi e grazie appunto al dottor Manganello parleremo della fragilità sismica del territorio italiano che è da sempre oggetto di numerosi studi. E gli eventi a cui è sottoposto il nostro patrimonio edilizio, caratterizzato da un'elevata vulnerabilità sismica, sono spesso causa di gravi danni sia in termini economici che di perdita di vite. In aggiunta, queste costruzioni sono caratterizzate da un elevato deficit di isolamento termico, in quanto quasi il 90% degli immobili hanno una classe energetica inferiore alla B. Appare quindi evidente come gli interventi integrati di riadeguamento delle prestazioni del patrimonio edilizio assumano carattere di stringente necessità. Si analizzeranno gli interventi di miglioramento sismico possibili degli edifici esistenti, con studi, analisi, casi studio, con la presentazione dell'innovativo modulo cassero, costituito da una rete tridimensionale in acciaio zincato e da due pannelli di materiale isolante personalizzabili, che permette di realizzare il geniale cappotto sismico. Nella parte finale si lascerà poi spazio ai partecipanti appunto di porre tutte le domande appunto che vogliano avere il piacere di intervenire. Il sistema costruttivo Ecosism permette di realizzare edifici in cemento armato antisismici, acusticamente performanti, dotati di un elevato isolamento termico e resistenti al fuoco, ad un costo di costruzione altamente competitivo rispetto a soluzioni di edilizia tradizionale a parità di prestazioni. Grazie alla tecnologia Ecosism è possibile costruire infatti edifici ad elevato risparmio energetico, quindi parliamo di classe A, A+, Passive House e NZEB, classificabili acusticamente per una migliore qualità della vita e sicuri contro gli eventi naturali ed accidentali. Adesso quindi lascio la parola al dottor Manganello, prima però un piccolo teaser ufficiale della nostra fiera internazionale ed il Social Expo che si terrà appunto negli Emirati Arabi dal 9 all'11 ottobre di quest'anno. Il social network è un'altra occasione importante per riportare al centro il dialogo e il confronto tra tutti gli attori della filiera del progetto, ovviamente. Fiera, tra l'altro, molto interessante, che si sta rivelando veramente un palcoscenico molto importante per quello che riguarda il mondo dei professionisti. Si tratta di qualcosa di davvero innovativo che interessa anche la proprietà immobiliare. Sono stati inseriti all'interno fondamentalmente due tematiche. Una è quella della progettazione, l'altro core della fiera è quello legato alla realizzazione dei progetti che si interconnettono e in generale di un'economia circolare che sia in equilibrio. Certamente c'è un tema legato al biofilico, legato a un'evoluzione di progettazione verso la sostenibilità al pianeta. Perfetto, allora buongiorno e grazie a Edil Social Network e ai presenti. Mi presento come appunto sono Marco Manganello, CEO di Ecosism. Vi introduco quindi il geniale cappotto sismico, che è il primo esoscheletro
è presentato nel mercato nel 2016, lo presentiamo al MadExpo di Milano per la prima volta, ed è un sistema che ha due brevetti in copertura di quest'idea che all'inizio ci è sembrata talmente vincente che l'abbiamo chiamata geniale. Infatti oggi il mercato sta riscontrando questa tecnica di intervento un interesse enorme, soprattutto quando affrontiamo progettazione di edifici pubblici e soprattutto dove le prestazioni di miglioramento sismico contano veramente. Ecco, quindi io farò molto attenzione a questo tema. Il geniale capotosismico sismico è un intervento integrato, vuol dire che risolve in un'unica lavorazione due problematiche degli edifici esistenti, che sono appunto quelle del miglioramento sismico reale. Partiamo da almeno 60% di miglioramento fino ad arrivare all'adeguamento sismico. E l'altro aspetto è quello energetico, appunto, degli edifici esistenti. Aggiungiamo in maniera non invasiva, quindi lavorando, mantenendo l'operatività dell'edificio. Quindi nasce quest'idea di riuscire con una tecnica sola a risolvere entrambe le problematiche in maniera non invasiva. L'idea si basa su un territorio che è quello italiano estremamente vulnerabile. Il nostro obiettivo come azienda è anche aumentare la cultura della prevenzione del rischio sismico, cultura che nel nostro paese c'è solo appena c'è un evento sismico, e poi questa cultura, diciamo, spesso svanisce e non ci si ricorda i numeri che adesso vi sto proiettando. Cioè, in Italia il 60% della popolazione risiede in zona sismica, 21,5 milioni sono in zone ad alto rischio, quindi parliamo di zona 1 e 2, 19 milioni di persone in zona 3. E vedete anche il totale di abitazioni costruite suddivise per zona sismica. Questo è per darvi la dimensione del problema. La maggior parte degli edifici sono costruiti prima del 1980, dove era già costruito più dell'85% del patrimonio edilizio di questo paese. Prima del 1980 vuol dire che sono edifici costruiti in totale o quasi totale assenza di prestazioni antisismiche. Detto in modo molto semplice, gli edifici venivano sempre calcolati per i carichi statici, quindi verticale o peso proprio e gravità, non venivano quasi mai calcolati per esistere azioni orizzontali. Un vero obbligo in questo senso lo abbiamo prima con l'introduzione dell'NTC 2008 e adesso il 2018. Prima molto spesso era facoltativa la scelta di dimensionare gli edifici dal punto di vista antisismico. Quindi capiamo che abbiamo un'enorme lacuna in termini di sicurezza degli edifici esistenti. Questa lacuna, è dispiacere dirlo, ma nei circa 90 miliardi del superbonus 110%, gli interventi che hanno mirato a un reale miglioramento degli edifici dal punto di vista sismico sono probabilmente il 2-3% del totale di questo investimento, e quindi fa un po' specie in un paese a rischio come il nostro aver dedicato un miliardo di risorse a isolare gli edifici, a cambiargli i serramenti o a cambiargli le pompe, le caldaie con le pompe di calore, senza guardare alla sicurezza. Questi edifici rimangono estremamente vulnerabili. Il grande rischio è che un prossimo sisma, che sicuramente accadrà, non sappiamo semplicemente quando, ma sappiamo certamente sia dove e anche che accadrà, potrebbero e renderanno vani molti di questi miliardi investiti. Quindi auspichiamo, come azienda, non solo, anche come associazione, io faccio parte di Ingegneria Sismica Italiana, siamo soci sostenitori, che nelle prossime manovre incentivanti del governo la sicurezza sia al primo posto, seguita poi chiaramente dall'efficientamento energetico. Ma non c'è sicurezza, non c'è efficientamento energetico senza sicurezza, perché siamo su edifici estremamente vulnerabili, molto spesso a fine vita, e quindi, diciamo, rinnovarli senza guardare gli aspetti determinanti è abbastanza preoccupante. Ecco, questo mi sentivo di dire in introduzione. Guardando il quadro normativo, guardando l'NTC 2018, ricordo ai presenti che quando si affronta il tema del miglioramento sismico, la normativa pone tre livelli di prestazione. Il più alto di tutti è l'adeguamento sismico, cioè portare un edificio
del passato agli attuali livelli di sicurezza previsti dalle norme attuali. Quindi porto al 100% della prestazione attualmente richiesta un edificio che di partenza non è sicuramente a quel livello. E per questo appunto proponiamo il cappotto sismico di cui vi presenterò a breve. La normativa mette anche uno step intermedio che è il cosiddetto miglioramento sismico. L'ANCI 2018 introduce anche una differenziazione in termini di miglioramento, cioè per le classi d'uso 3 e 4, vi traduco banalmente gli edifici strategici, gli edifici pubblici, può essere una scuola, un ospedale, un municipio, per questi edifici quando ci interessa sismico almeno bisogna garantire il miglioramento del 60%. Vi ricordo che l'adeguamento appunto è al 100%. Invece quando si interviene su classi d'uso 2 e 3, banalmente il condominio privato o la casa privata, il minimo di miglioramento è il 10%. Ecco, per arrivare a un 10% chiaramente si può usare un cappotto sismico, ma normalmente si tende a una prestazione molto superiore quando si usa l'esoscheletro. Abbiamo anche la soluzione del Karma, che è il cappotto armato antidibaltamento, che magari faremo un webinar in futuro per illustrarvi anche questo sistema, che è molto interessante ma è molto meno prestazionale dal punto di vista del miglioramento sismico. Infine abbiamo le cosiddette riparazioni interventi locali, che sono fattibili principalmente nei lavori privati perché non c'è appunto l'obbligo normativo di raggiungere una certa prestazione, e sono interventi che interessano elementi isolati dell'edificio ma che comunque non comportano un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti, cioè evitano sostanzialmente che un danno che il sisma può creare crei un altro danno, ad esempio l'antiribaltamento dei tamponamenti che noi andiamo a realizzare con il Karma. Ecco, sempre tornando al 110, il 99% degli interventi di sisma bonus fatti sono di interventi locali, quindi sono interventi fatti più per accedere al bonus che per avere un reale beneficio sull'edificio. Difatti non sono interventi che in caso di sisma eviteranno danni, ma eviteranno semplicemente che danni creino altri danni, quindi lasciando sempre poi allo Stato l'onere di intervenire nella riqualificazione o ricostruzione dopo un danno sismico. Quindi qui capite la differenza di prestazione, no? Quando ci chiedono ma che sezione deve avere il cappotto sismico, e dipende soprattutto da che risultato voglio ottenere. Un parallelismo con questo, se volete, potrebbe essere la classe energetica. Chiaramente se voglio andare in NZEB, quindi quello che ci chiede l'Europa dal 2021, possiamo dire che è l'adeguamento sismico, e chiaramente per andare in NZEB ho bisogno di uno spessore isolante di un certo tipo, ma se mi basta arrivare in classe A1 o in B avrò, come per un miglioramento minore, avrò una sezione minore di isolante, cosa che poi andremo a vedere. L'ispirazione al sismico è nata da questa tecnica di intervento che molti di voi conosceranno, che è l'inserimento di pareti esterne dissipative sugli edifici. Questo nasce come idea soprattutto per lavorare all'esterno. Cosa si vede in questa foto? Questa è una scuola dove hanno inserito nella foto di destra un setto isolato in CA, in cemento armato, che va per la sua resistenza e rigidezza ad attrarre le forze sismiche. Com'è che l'edificio, quella scuola che vedete degli anni 70, trasferisce l'azione sismica, che è un'azione di taglio, alla nuova parete di rinforzo? Beh, la trasferisce essenzialmente attraverso i solai di piano. E poi questa nuova parete deve trasferire questa forza a terra. Lavorando con set isolati, come si fa tuttora e come avveniva molto in passato, si concentrano le forze. Concentrando le forze, il solaio di piano è estremamente stressato e molto spesso non ce l'ha fatta a seguire il taglio alla parete esterna, e concentrando le forze, come vedete qui, abbiamo dei micropali perché abbiamo delle fondazioni profonde. La prima riflessione che siamo posti è: ma se noi estendiamo questa parete a tutta la sua quasi dell'edificio, quindi lavorando proprio come un esoscheletro che vada ad avvolgerlo tutto, che beneficio otteniamo? Beh, innanzitutto otteniamo il primo beneficio, che la parete andrà ad assottigliarsi enormemente. Il secondo, perché lavorerà su una massa e su un'estensione estremamente maggiore. Il secondo è che il solaio, essendo tutto avvolto dall'esoscheletro, sarà molto più facilitato nel trasferire il taglio sismico dall'esistenza
dall'edificio al rinforzo nuovo, e di conseguenza la fondazione quasi sempre risulterà superficiale, quindi eliminando fondazioni profonde e micropave. Quindi sulla base di questo, ecco, il mio avviso 2017 di investire in ricerca e sviluppo, con un progetto di ricerca con il Dipartimento ICEA, Ingegneria Civile e Edile Ambientale dell'Università degli Studi di Padova, e abbiamo avviato 2 anni di prove sperimentali. Adesso un salto chiaramente per una questione di tempo, però è fondamentale per voi tecnici e per chi ci sta seguendo sempre chiedere sperimentazioni a chi propone tecniche innovative. Diciamo che la regola del copia e incolla non può essere adottata sulle soluzioni costruttive, anche per similitudine. Quindi è fondamentale ogni qualvolta si vada ad adottare una tecnica costruttiva, verificare da parte dei tecnici cosa ci sia di base scientifica e di ricerca nel loro background. Quindi invito eventualmente a visitare il sito cappottosismico.com e scaricarvi eventualmente tutti i report della ricerca. Chiaramente qui vediamo un esempio, no? Questa immagine è una foto che io feci all'Aquila dopo il sisma del 2008, e qui vediamo chiaramente il classico telaio tamponato, questo è anche un edificio abbastanza recente, il movimento, l'azione orizzontale ha spostato i pilastri, perché le strutture a telaio lavorano in duttilità, quindi dissipano parte dell'azione sismica con lo spostamento. Questo genera prima la croce di Sant'Andrea sui tamponamenti, poi il ribaltamento fuori piano. Ecco, differenza tra un intervento locale e un intervento globale. Un intervento locale eviterebbe che quel tamponamento si stacchi e cada in testa a qualcuno che magari sta uscendo di casa, ma non evita certamente che si danneggi, e quindi poi dovrò comunque riintervenire. Un intervento di tipo globale che modifica il comportamento, come lo fa il cappotto sismico dell'edificio, e lo porta in campo elastico lineare, evita che il danno accada, quindi stiamo parlando di livelli di prestazione totalmente differenti. L'obiettivo dello sviluppo del cappotto sismico è stato quello di sviluppare un cappotto strutturale innovativo che sia in grado appunto di dare una risposta a 2 problematiche con una lavorazione sola, quindi il miglioramento della risposta al sisma dell'edificio, miglioramento importante, e il miglioramento delle prestazioni energetiche dello stesso. Il tutto su basi che siano di efficienza, efficacia, economicità e facilità di installazione dell'intervento, per dare una soluzione al mercato scalabile in termini di numeri e di interventi realizzabili. La problematica degli edifici esistenti la conoscete tutti, tutti sanno che c'è un problema energetico, perché chiaramente le bollette le paghiamo tutti, e sappiamo che per intervenire dal punto di vista energetico bisogna fare una progettazione termotecnica, normalmente si parte dalla classe energetica di partenza, si definisce lo spessore, la tipologia, i materiali del cappotto cosiddetto, si ha una classe energetica di arrivo e si dimensiona il pacchetto isolante. Dal punto di vista sismico è la stessa cosa, di fatto abbiamo un edificio di partenza a cui bisogna assegnare una classe sismica, vi ricordo che questo era obbligatorio nel sisma bonus 310, era un sisma bonus costruito su un fattore premiante, ok? Io se miglioravo la classe sismica di una classe o di 2, lo Stato mi dava di quei 96.000 euro. Il 110 è stato tolto, oltre al salto di classe, quindi è stata tolta la premialità in funzione di quanto faccio all'edificio, ed è stato dato il 110 di 96.000 euro, a prescindere, anche se attacco qualsiasi cosa sul muro e mi indietro di 0,001% la prestazione. Detto questo, comunque, anche qui, dalla classe di partenza, progetto di intervento, e ora la classe sismica di arrivo. Quindi abbiamo 2 livelli di progettazione che si integrano, si fondono in un sistema costruttivo, in una tecnica costruttiva integrata, che è appunto l'esoscheletro. Cos'è questo esoscheletro? È una struttura autoportante, quindi una nuova parete più o meno sottile in calcestruzzo armato, che affianca la struttura esistente, quindi è parallela, e consente il miglioramento della risposta sismica del fabbricato, facendosi carico dell'aliquota maggiore,
cioè praticamente totale, se se la prende tutta questa aliquota, sarebbe da forte orizzontale di spinta, andiamo in adeguamento sismico, se se ne prende il 60% banalmente andiamo in miglioramento. E quindi scarica l'edificio esistente. Dottor Manganello, mi scusi per l'interruzione, ma non vediamo più la sua videocamera. No, l'ho tolta io perché mi dava una funzione lenta e non volevo che mi perdesse. Quindi ecco cosa fa, sfrutta l'esoscheletro perché lo getta all'interno di un cassero isolato anche per isolare l'involucro edilizio di fatto. Quindi un unico intervento, due livelli di progettazione, due possibili incentivi se parliamo di interventi privati a cui accedere. Vi ricordo comunque che gli incentivi ci sono, il sisma bonus è fino al 2024, non dobbiamo pensare che gli incentivi siano solo il 110%, perché anche un incentivo all'85%, ad esempio di sisma bonus, o anche al 90%, considerando anche i risparmi energetici attualizzati che si ottengono, è comunque una grande quantità di denaro pubblico dato ai privati per l'intervento di riqualificazione. Questo per il mondo privato. Quello che oggi si sta facendo anche come azienda moltissimo sono i lavori pubblici. Vi ricordo che nel PNRR ci sono moltissime risorse per il miglioramento sismico di edifici pubblici, ma anche sempre nel filone delle scuole sicure ci sono tantissimi progetti dove con denari messi a disposizione dello Stato si deve andare a migliorare sensibilmente la risposta al sisma di scuole, ospedali, municipi e quant'altro, insomma anche delle case sociali. Quindi è un mercato che nel futuro avrà sempre più sviluppo. Come dicevo, il cappotto sismico è un intervento di tipo globale. Gli interventi globali si differenziano rispetto agli interventi locali, come abbiamo visto prima. L'intervento locale è un intervento che cambia, qui vedete la curva taglio spostamento, cambia totalmente il comportamento strutturale dell'edificio. Normalmente quello che accade nel nostro paese, gli edifici in muratura o a telaio e sono calcolati in duttilità, cioè sono edifici che dissipano energia sismica per spostamento, l'obiettivo nostro è portarli in campo elastico lineare, quindi lavorare per resistenza e rigidezza, quindi inserendo pareti molto rigide all'esterno. Questo per evitare totalmente lo spostamento dell'edificio in caso di sisma. Perché dobbiamo evitare lo spostamento? Perché ogni qualvolta un edificio si sposta in caso di azione orizzontale, crea danno a cosa? Per esempio ai tamponamenti, alle tramezze, agli impianti. Meno un edificio si sposta, quindi o lo isoliamo alla base, chiaramente, o li inseriamo attorno a un esoscheletro molto rigido, l'edificio non si sposta, l'evento non avviene. Questo lo si può verificare nella classe sismica del fabbricato che viene misurata e misura la perdita annua media attesa dell'edificio. Quindi più basso è il PAM, più si sposta l'edificio. Più alto è il PAM, meno si sposta l'edificio. E questo è abbastanza ovvio se ci pensiamo. Quindi il concetto delle nuove costruzioni che facciamo da 25 anni a pareti portanti in CA, quindi sempre in campo elastico lineare, quindi non dissipative, lo abbiamo trasferito anche nell'esoscheletro. Andando oltre, com'è composto il cappotto sismico? Abbiamo questa appunto cassaforma termica prodotta a misura, il prodotto principale di Ecosism, al cui interno si crea una lastra più o meno sottile in calcestruzzo formato e che viene collegata alle strutture esistenti sempre a livello fondale e a livello di cordoli, e questa lastra è possibile innervarla sia in orizzontale che in verticale, appunto dove abbiamo le zone di collegamento alle strutture esistenti o anche per dare rigidità alle pareti, come poi vi farò vedere in qualche esempio. Il cappotto sismico è una soluzione vincente, oggi è la più vincente che c'è nel mercato per ottenere quello che stiamo vedendo in termini di tempi, costi e benefici, se risulta essere applicabile. E quindi adesso vi do un punto a voi per farvi capire dove è applicabile il cappotto sismico, cioè quali sono i requisiti minimi che deve avere un edificio. Chiaramente questa soluzione non ha, non si pone come soluzione di tutte le problematiche di tutti gli edifici. Ci sono molti edifici dove non è applicabile e siamo i primi noi a dirlo. Certamente non è una soluzione per i centri storici, ok? I centri storici si fa dell'altro. E se si vuole salvare il patrimonio
tutti abbiamo storici, quindi tutto ciò che è costruito dalla fine del 1800 un po', edifici che non abbiano vincoli sulle facciate, e parliamo in Italia di circa 20 milioni di edifici, quindi non vogliamo forzare l'utilizzo di tecniche dove queste non sono applicabili e viceversa. Qual è il campo di applicazione principale dell'esoscheletro del cappotto sismico? Innanzitutto sono gli edifici a telaio in CA, che sono ideali perché essendo in CA a telaio, cioè intendo cemento armato, normalmente hanno il solaio che ha del calcestruzzo. Oppure anche gli edifici in muratura portante. Quindi diciamo che dal punto di vista di come è fatta la verticalità dell'edificio c'è poco da dire, si può o si potrebbe applicare pressoché ovunque. Il vero tema dell'esoscheletro, di tutti gli esoscheletri che possiamo immaginare, noi lo facciamo in calcestruzzo, c'è chi si prova a farlo con l'acciaio, insomma la ricerca scientifica sta avanzando su questo fronte, è la presenza di solai rigidi, solai che siano sufficientemente rigidi e resistenti, che siano in grado di trasferire appunto il taglio sismico dall'edificio esistente al nuovo esoscheletro. Questo è fondamentale per rimanere all'esterno dell'edificio, perché se il solaio deve essere rinforzato significa dover entrare dentro e quindi non rendere più operativo l'edificio. Quando è che un solaio è sufficientemente rigido? Beh, certamente quando ha dei travetti, ok? Quindi normalmente troviamo anche solai solo con i travetti gettati. Ancora di più lo sarà se ha la cappa armata, non abbiamo dubbi. Quindi questa è una delle prime valutazioni, se non la prima, che fa l'ingegnere strutturista incaricato di fare la vulnerabilità sismica dell'edificio di partenza per capire se l'esoscheletro può essere o no applicato senza dover entrare a rinforzare i solai. Il secondo aspetto fondamentale di valutazione è la continuità dei sistemi resistenti verticali. Cosa significa? Chiaramente qui ho riportato un edificio sul piano piloti, se volessi applicare il cappotto sismico dovrei portare a terra dei maschi murari. Altrimenti in un edificio di questo tipo non si fa il cappotto sismico. Ne stiamo affrontando molti oggi col cappotto armato, si fa l'antiribaltamento dei tamponamenti e basta, e magari si rinforzano i pilastri a terra con altre tecniche. Ci sono altri casi che stiamo progettando dove invece portano a terra dei maschi murari sul piano produttivo, allora si può applicare anche il cappotto sismico. Certamente non si può appendere, ok, questo in sintesi. Il cappotto armato si può appendere perché fa solo l'antiribaltamento dei tamponamenti, il cappotto sismico deve arrivare a terra. Il terzo requisito preferenziale è l'indipendenza strutturale degli edifici, quindi il tema enorme degli aggregati urbani. E chiaramente una tecnica come questa non può essere applicata a un aggregato urbano, o potrebbe esserlo solo se ogni edificio è giuntato sismicamente dall'altro. Quindi di fatto questo edificio che abbiamo fatto qualche anno fa ad Aversa, a Caserta con il 110, un paio d'anni fa, aveva comunque una parete, vedete qui, in aderenza con un altro edificio, era libero su tutti gli altri lati. Fortuna ha voluto che l'indagine ha dato come risultato un giunto sismico di 8 cm tra i due edifici, quindi non sono di fatto collegati, ma per fortuna è stato realizzato un giunto sismico e quindi il cappotto sismico è stato applicato perché si evitava il fenomeno del martellamento con l'edificio vicino. Immaginate la resistenza che acquisisce l'edificio oggetto di intervento rispetto a quello che ha a fianco. Se gli edifici non sono giuntati nel caso di sisma o hanno lo spostamento, se dovesse esserci un minimo contatto, l'edificio vecchio, diciamo non adeguato, subirebbe un forte danno. Quindi dobbiamo intervenire su edifici che siano liberi di muoversi indipendentemente da ciò che gli sta accanto. Quindi qui vedete esempio, il pannello del cappotto sismico che non sono stati chiaramente posti sulla parete diciamo, di confine. Come è composto il cappotto sismico? È composto da quattro strati normalmente di materiali. Il primo strato, che è in aderenza rispetto alla muratura esistente, all'edificio esistente, normalmente un pannello isolante di almeno 4 cm che viene realizzato già in fabbrica. Può essere anche un foglio di falsite da 3 mm se vogliamo gettare pressoché in aderenza.
ma comunque c'è sempre uno strato tra il muro esistente e il nuovo getto. Il nuovo getto è il secondo strato del cappotto sismico, quindi questa parete o lastra di cemento armato, parte da 6 cm nelle prove sperimentali, nella realtà dei cantieri infatti parte da 8 cm e poi cresce in funzione, come dicevamo, del calcolo strutturale, sismico, dell'obiettivo di miglioramento che ci poniamo e anche e soprattutto della dimensione della geometria dell'edificio oggetto di intervento. E chiaramente questo è onere dell'ingegnere che fa il progetto di miglioramento sismico. Poi abbiamo il terzo strato che è l'isolante esterno, che sarà di spessore uguale o maggiore di quello interno, quindi almeno 4 cm, e qui poi a misura possiamo fare un po' tutto, dobbiamo rapporti con 4, 5, 8, 10, 12, 14, si arriva un po' a qualsiasi spessore, perché dipende anche qui da dove voglio portare dal punto di vista energetico l'edificio e anche che materiale isolante vado a utilizzare. Infine abbiamo questa rete d'acciaio porta intonaco nativa già nel pannello cassero, in spessore di 1 cm rispetto all'isolante. Noi la chiamiamo rete porta intonaco perché permette alla fine di intonacare e non solo rasare il cappotto sismico, oppure di applicarci poi rivestimenti lapidei, ceramica, faccia vista, cose che poi farò vedere in maniera veloce. Perché abbiamo un doppio isolante? Beh, innanzitutto perché equilibra il cassero e perché il cassero deve essere autoportante in fase di getto, cioè l'impresa non deve casterare poi il cassero sfigato da dall'esterno. Lui è autoportante ma deve essere equilibrato. Quindi la sezione di parete nuova non viene collegata alla muratura, che non avrebbe significato questo dal punto di vista ingegneristico, ma viene semplicemente collegata ai solai di piano che trasferiscono il taglio e eventualmente ai pilastri se abbiamo struttura a telaio. Non collegare la parete significa, durante le fasi di getto, che tutta l'acqua del calcestruzzo non va a bagnare la parete esistente e che potrebbe creare problemi nel tempo, nella formazione di umidità interna agli ambienti, e quindi è il secondo motivo per cui c'è l'isolante in quella posizione. Il terzo motivo è quello di utilizzare lo spazio, come spesso fatto anche dai dirigenti privati, per passare nuovi impianti, cablare nuove linee, passare ad esempio le dorsali delle pompe di calore. Ecco che spesso quello spessore da 4 può diventare 5, 6, 8, 10. Questo fa sempre parte della fase progettuale. Con che materiali isolanti possiamo comporre il cappotto sismico? Questo per me è un tema molto importante, perché al di là appunto che nel 110 il 99% dei cappotti, forse esagerato, l'80% è fatto in polistirolo, dal nostro punto di vista bisogna scegliere l'isolante giusto in funzione della prestazione che devo ottenere. Non esiste un isolante che faccia tutto, e tutto intendo isolamento termico, acustico, reazione al fuoco, sfasamento. Ogni isolante è più prestazionale su determinate caratteristiche, ma magari affetta su altri. Quindi il fatto di avere un sistema costruttivo flessibile, dove il tecnico può scegliere anche di accoppiare più isolanti nello stesso spessore, ci permette di dare una risposta a tutto. Quindi abbiamo in gamma veramente gli espansi, VPS e neoprografitico, che sono dei buoni isolanti termici, qui vedete il valore di conducibilità, sono molto leggeri e questo è molto utile per la maneggevolezza dei casseri. Dal punto di vista del fuoco non hanno grandi caratteristiche di reazione al fuoco, e quindi li usiamo normalmente incapsulati tra il getto e magari la lana di roccia, come vedrete poi. L'XPS lo proponiamo sempre in partenza, nell'attacco a terra dei pannelli o fin tanto che siamo sotto a livello del terreno. Poi chiaramente la lana di roccia viene oggi molto usata all'esterno e magari appunto accoppiata, come dicevo, con un espanso per la reazione al fuoco delle facciate, quindi per avere all'esterno materiali isolanti in combustibile, vedete la sua aeroclasse fuoco a 1, e anche per migliorare la prestazione acustica e di sfasamento del cappotto sismico. Alternativa alla lana di roccia può essere la lana di vetro. Abbiamo anche la lana di vetro mineralizzata, che però di fatto
Nel anche dell'espanso è poco e meno posizionale della lana, quindi la usiamo quando viene richiesta dal tecnico. Il sughero biondo soprattutto lo usiamo nelle case nuove all'interno, il cappotto sismico è più difficile. Molto, molto usato da oggi è il fenolico. Il fenolico, diciamo, è un isolante che ha un potere termico molto basso, lo vedete qua, e comunque hanno una classe B al fuoco, cioè un compromesso tra la lana e l'espanso e soprattutto permette ai tecnici di ridurre al minimo il pacchetto totale, diciamo recuperando nello spessore di isolante dei centimetri di getto. Vi faccio un esempio banale, ma un cappotto in posizione da 15 può diventare un cappotto in fenolico da 10 centimetri. Ecco che quei 5 cm li vado a dare alla parete senza aumentare troppo lo spessore totale. La faesite, appunto, che è un puro cassero, la stizzerite è funzionale da usare, fa parte di quella progettazione termotecnica. Alla base. Qui vi ho riportato un po' di dettagli costruttivi dove si vedono le nervature, cioè il collegamento con i solai, quindi l'interruzione dell'isolante, perché qui abbiamo oggetto in aderenza con l'altro oggetto e l'interruzione. Quindi tutti da calcio struzzo o ferie di connessione. Qui abbiamo l'esempio che le fondazioni esistenti ce la fanno a portare il cappotto sismico. E qui vedete per esempio la nervatura che si allarga, anche questa è una cosa che viene fatta, senza dover modificare lo spessore del cassero, si modifica semplicemente l'isolante. Caso è quasi sempre fenolico, perché riducendo lo spessore vediamo compensare la parte di spesso isolante. Qui invece vedete i casi più tipici dove la fondazione esistente di fatto non c'è, è sotto la nuova parete e quindi si fa normalmente un nuovo codo di fondazione agganciato alla fondazione esistente. Se l'edificio è molto alto servono anche i micropali e vedete appunto degli esempi su edifici in muratura. Quindi non è facile avere dei casi tipo, dipende molto da dove si vuole arrivare e dal tipo di edificio che abbiamo in partenza. Abbiamo una montagna di particolari. Dottor Manganello? Sì? Mi scusi, vari utenti ci stanno segnalando che non sentono molto bene il webinar, se potesse avvicinarsi il più possibile al microfono del computer. Io tolgo anche la telecamera comunque. Così. Anche sì, anche guardare verso la telecamera può aiutare. No, mi dica se mi sentite, se no mi metto un auricolare. Sì. Adesso meglio. Sì, se riesce a parlare appunto verso la webcam non abbiamo problemi. Guardi, faccio così, mi metto... Come mi senti adesso? Sì, adesso sì. Meglio che ho l'auricolare? Sì, bene, grazie. Okay. Bene, diciamo appunto dei particolari costruttivi che poi appunto sono pensati per una moltitudine di tipologie di interventi e di casi che realmente ci stanno capitando in moltissimi cantieri oggi attivi in Italia. Qui vedete anche delle sezioni orizzontali, per esempio quando vi parlavo di nervatura verticale, cioè il collegamento anche ai pilastri dell'edificio. Questa è una scelta ingegneristica che ha la funzione anche di utilizzare il peso proprio dell'edificio esistente per tenere a terra il cappotto sismico. E qua vedete anche l'esempio, come ci sta accadendo in alcuni casi, viene fatto il cappotto sismico ma rimane il vecchio serramento, in altri viene cambiato il serramento e quindi molto spesso cambiano i serramenti dall'esterno, lasciando il vecchio serramento negli appartamenti. Una volta finito tutto l'esterno con i serramenti nuovi, si vanno a togliere i serramenti vecchi. Questo è un dettaglio perché poi vedete un caso molto interessante dove a volte vengono anche leggermente chiusi dei fori degli edifici esistenti per cambiarne anche la loro estetica, che anche questo è un tema estremamente interessante, quindi una riqualificazione sismica, energetica, ma anche architettonica. Quali sono i vantaggi del cappotto sismico? Beh, la personalizzazione, come vi ho detto, il tecnico, il privato può scegliere il tipo di materiale
pacchetti di isolanti misti, può scegliere il tipo di finitura e quindi non è un sistema rigido, monoisolante, arzatura. È un sistema estremamente rapido ed efficiente perché è prodotto in fabbrica, è un'edilizia off-site, arrivano in cantieri pannelli già pronti, dell'altezza di piano, e quindi abbiamo scarti, sfridi, lavorazioni particolari, eccetera. È minimamente invasivo, nel 99% dei casi chi usa il cappotto sismico lo fa per rimanere all'esterno e quindi lasciare l'operatività all'edificio esistente. Sistema molto preciso grazie alla maglia d'acciaio che noi produciamo, che fa da guida e da copriferro per tutte le armature, che sono quindi già all'interno del castro posizionate e garantite nel loro copriferro. La scelta di finitura, come vi dicevo, la rete d'acciaio ci permette di fare un po' quello che l'architetto, l'ingegnere o geometra vuole dal punto di vista del risultato finale, quindi non solo rasatura da cappotto, ma pareti ventilate, facciate rivestite con materiali lapidi o altro. È un sistema estremamente economico e garantito. Economico perché facendo due fasi in una, praticamente l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico incide a livelli molto bassi rispetto a quelle che sono le tecniche alternative sul mercato, fatte soprattutto in due fasi. È garantito, il cappotto è garantito dal progetto di ricerca, dalla marcatura CE che è al castro e da quelle che sono le polizze assicurative a copertura. Ovviamente questi temi poi siamo disponibili ad affrontarli per chi vuole interfacciarsi direttamente con noi. Cappotto sismico, geniale, come tutto ciò che Ecosism fa, si basa sul concetto dell'edilizia off-site. Ve lo spiego banalmente per chi ancora non mastichi questi aspetti. Questo che vedete è un grafico che studia il livello di spreco nei settori, nel settore delle costruzioni rispetto alla manifattura. Nel settore delle costruzioni, fatto 100 il tempo lavorato in un cantiere, il 57% di questo tempo è sprecato, cioè le maestranze non producono valore. Ma cosa fanno? Cercano i pezzi, tagliano i pezzi, lavorano i pezzi, cioè si arriva in cantiere con prodotti industriali standard e devono essere tutti lavorati e adattati dalla manodopera, e questo aumenta sempre di più il divario dello spreco rispetto a quello di manifattura. In ogni azienda, in ogni fabbrica, ogni giorno si lavora a ridurre gli sprechi, cioè a rendere sempre più produttiva la manodopera, e questo lo si fa industrializzando i processi, lavorando in sinergia con i fornitori che portano in linea sempre più i prodotti prefiniti. Questo può accadere anche nelle costruzioni, nei mercati del Nord Europa accade da tempo, solo l'Italia ha ancora una logica di entrare in cantiere con prodotti sempre non industrializzati, non prefabbricati, e questo porta a una enorme perdita di produttività di manodopera e anche al fatto che con la poca manodopera che c'è nel mercato si è visto chiaramente che una crescita un po' della domanda data in questo caso sempre dal 110, prendiamo ad esempio i cappotti termici, la domanda cresce, il prezzo raddoppia, ma non è che raddoppia il prezzo di materiali, anche se anch'esso è cresciuto un po', è quasi triplicata la manodopera. Chiaramente se la manodopera è poca e la domanda è tanta, la prima cosa che si fa aumenta il costo della manodopera. Le imprese cosa devono fare? I progettisti devono svincolarsi sempre più dalla manodopera, utilizzarne sempre meno in cantiere anche perché non c'è, e quindi industrializzare i processi andando sull'edilizia off-site. Che quello che fa Ecosystem da anni, sia nel nuovo che nel cappotto sismico, chiaramente è fondamentale rispetto a quello che accadeva nel passato, ma anche oggi accade, si va in cantiere con progetti poco definiti e viene tutto definito e fatto in fase esecutiva. Pensate di andare in cantiere con un blocco da lavorare tutto per costruire una parete, un cappotto sismico. Beh, i tempi, i costi, gli scarti, gli sfridi e poi la certezza del risultato sono totalmente in mano alla qualità della manodopera che ho. Se invece io progetto bene tutto all'inizio, prefabbrico il più possibile negli stabilimenti, arrivo in cantiere con prodotti già prefiniti, chiaramente si riducono enormemente i tempi, non avrò scarti e sfridi e avrò una qualità del lavoro che non è totalmente in mano alla manodopera, ma è anche in mano alla prefabbricazione. Per fare questo nell'esistente, e chiaramente noi partiamo sempre da un rilievo dell'edificio su cui si va a applicare poi il cappotto sismico, un rilievo che viene fatto con laser scanner, con i droni, dipende dalla dimensione dell'edificio, oppure ci viene dato dall'impresa o dal tecnico già un disegno che sia reale. Quindi non è che Ecosism obbliga a rilievo, noi consigliamo, se dobbiamo intervenire
off-site su un edificio esistente, di conoscerlo non sui disegni che magari si riescono a trovare in comune, ma sulla reale geometria del fabbricato. Una volta che abbiamo rilievo, quindi abbiamo di fatto il nostro architettonico, lo dobbiamo sovrapporre al progetto strutturale per vedere le sezioni di getto, se varia o non varia, e quello termotecnico per andare a sviluppare un 3D numerato di tutto quello che è l'edificio. Questo andrà poi nelle nostre linee di produzione. Noi partiamo dal filo d'acciaio, le saldature sono tutte controllate e fatte in stabilimento, andiamo a creare la trama d'acciaio che poi sarà, a cui inseriremo gli isolanti scelti in base al progetto. In cantiere avremo la posa dei connettori strutturali, avremo la posa dei pannelli appunto fatti a misura sulla base del rilievo e il loro collegamento, la fase di armatura, l'inserimento appunto all'interno del casso, del ferro, calcolato dall'ingegnere strutturista, e poi avremo il getto di calcestruzzo in funzione della sezione scelta. E infine fase di finitura in termini generali. Adesso vi faccio vedere un po' di esempi, questi diciamo 6 anni di cantieri, abbiamo realizzato già più di 500 cantieri in Italia, sia pubblici che privati, e abbiamo ormai un'esperienza estremamente consolidata su questo genere di interventi. Questo è uno dei primi condomini realizzati, qui ad esempio l'ingegnere ha scelto di usare come connettori del ferro col chimico, e questo è il nuovo cordo agganciato su cui poi è stato posato il cappotto sismico. Vi ricordo, è prodotto a livello di interpiano, quindi da piano a piano. Qui per esempio vediamo dei dettagli dell'attraversamento delle terrazze. Quelle sono scelte sempre tecniche, l'edificio è sempre stato abitato, il tempo di realizzazione del cappotto sismico in questo caso è stato 1,5 mesi per la parte strutturale, e chiaramente siamo arrivati all'adeguamento sismico e dal punto di vista energetico l'edificio è stato portato in classe A1 di fatto, perché non hanno poi cambiato i serramenti. C'è anche un piccolo video che così riesce a trasmettervi un po' più nel concreto quello che io vi sto raccontando. E arrivando tutti i pannelli a misura già numerati, l'impresa non deve mai lavorare gli elementi, non deve cercare angoli, sponde, spondine e quant'altro. Arrivano i pannelli, si posano. Questa è la pintatura di un pannello con l'altro. Qui vediamo la stratigrafia. Questa è una nervatura verticale, c'è un collegamento anche negli angoli, voluto sempre dall'ingegnere. Vedete dove c'è il collegamento, non c'è il rotolante interno. E questa è l'armatura dell'angolo. La staffa e l'armatura di un pilastrino all'esterno di rinforzo, mentre qui abbiamo l'inserimento di ferri orizzontali, facilitato sempre dal fatto che possiamo fare gli isolanti. Infine, un semplice tassello dal cappotto, quantità di 1 al metro quadro, che ci tiene perfettamente in aderenza il pannello rispetto al modello esistente. Vedete, la finestra è già fatta, i pezzi arrivano a misura, poi si gettano, e questo è il risultato dell'interpiano, qui per il chiamata del piano successivo. L'invasività è quella di un cappotto termico, il risultato è quello di un adeguamento sismico. E, andando avanti sempre in termini di edifici privati, questo è un condominio Riccione, qui volevano sopraelevare di un piano per creare degli attici. Voi sapete che per sopraelevare un edificio esistente bisogna adeguare sismicamente ciò che ci sta sotto. Ecco la scelta dell'esoscheletro, quindi del cappotto sismico. Ecco, sismico. Qui abbiamo dei dettagli costruttivi, il nostro 3D di produzione delle facciate. Qui hanno scelto di lavorare in neopor, e qui ci sono le viti da calcestruzzo e non i connettori. Mi interessava farvi vedere il risultato finale ottenuto, e quindi quello che è stato l'oggetto di riqualificazione, modificando anche delle forometrie dei fori, la sopraelevazione. Quindi abbiamo un edificio che non è solo energeticamente efficientato, ma è stato appunto anche adeguato sismicamente. Entrando un po' nei lavori pubblici, vi faccio vedere questa scuola che ha delle caratteristiche, a mio avviso, molto importante, della fine dell'Ottocento. La parte dietro a L è a telaio in calcestruzzo, quindi abbiamo due edifici di epoche e costruiti in maniera differente.
quello di destra, che è il fronte, quelli che vedete qui non sono pilastri, ma è tutta muratura portante. Quindi capite la fragilità e la vulnerabilità di questo edificio. Chiaramente, quando si interviene sulla muratura ci sono dei dettagli, quando si interviene sul telaio ce ne sono altri. Qui vi faccio vedere un po' di dettagli costruttivi del progetto strutturale che poi il nostro ufficio tecnico deve far propri. Qui abbiamo molte nervature. Cosa significa nervatura? Ve lo spiegavo prima. La parete è da 8 cm diffusa, ma in molti punti viene nervata, cioè viene aumentata la sezione di getto e l'armatura. Questo avviene dove abbiamo le finestre nella scuola, appunto, e serve per creare esternamente un telaio equivalente. Cosa vuol dire? Cioè vado a collegare delle travi che qui vedete sul prospetto, quindi da terra al sottofinestra ho una trave piena, poi ho molte finestre, poi dal sottofinestra all'altro sottofinestra un'altra trave piena. Le nervature localizzate servono appunto questi ingrossi di getto e ferro per creare all'esterno questa pelle che sia in grado appunto di dissipare l'azione sismica, nonostante tra finestra e finestra io abbia poca concentrazione di parete, sostanza di maschio murale. Questa è la modellazione FEM strutturale. Quello che mi interessava è farvi vedere il nostro modello di produzione dei pannelli. Questo per farvi capire la complessità di quello che è la trasformazione di un progetto strutturale ed energetico in una prefabbricazione a poco sismico. Questo è il grande valore che Ecosismo oggi mette sul mercato, cioè per l'impresa riuscire a industrializzare il processo e permettere, come in questo caso, in 3 mesi, da giugno a settembre, di fare un intervento di questo tipo, quindi lasciando la scuola chiusa solo nel periodo, in questo caso, estivo. Okay? Molti casi che poi vedrete, la scuola è attualmente aperta con l'intervento in corso, quindi quelle poi sono scelte progettuali. Vi dicevo, i due edifici costruiti in maniera diversa, quello in muratura lo vedete qua e quello a telaio lo vedete alla destra. In muratura chiaramente non aveva senso collegarsi con dei connettori perché non c'era calcestruzzo, quindi sono stati fatti degli scassi sulla muratura per creare l'incastro con la fondazione nuova. Invece dove abbiamo la fondazione in CA abbiamo la vite da calcestruzzo collegata. Qui vedete il nuovo cordolo appunto sia in muratura che nella zona in CA, quindi abbiamo la nuova fondazione collegata alla fondazione esistente dalla quale partono i ferri di chiamata e arrivano poi i pannelli, come vi dicevo prima, già tutti numerati ad altezza di piano, con le finestre già fatte e con tutte le nervature già posizionate nel punto corretto. Immaginate cosa sia fare questa cosa, questo intervento in opera, magari con i pannelloni oppure con sistemi standardizzati dove la variazione di spessore di getto, ad esempio, deve essere tutto un onere a carico delle imprese in opera. La differenza è che qui i pannelli arrivano già tutti fatti, negli altri casi i costi di manodopera e di attrezzature, di scarti, di discariche, poi tendono ad andare spesso fuori controllo. Così come anche i tempi di esecuzione, perché se ci sono scadenze, come i 3 mesi in questo caso, e poi non vengono rispettate, la scuola deve aprire, le problematiche possono diventare estremamente alte. Quindi ecco, quando si sceglie un prodotto industrializzato e prefinito come questo, è fondamentale per ottenere un certo tipo di risultato. Il risultato è questo, sostanzialmente, quindi la scuola è stata adeguata e in 3 mesi appunto si è raggiunto questo risultato. Non vi faccio vedere questi costi perché parliamo di un mondo che non esiste più. Eravamo nel 2018 e quindi i valori economici erano completamente differenti da quelli attuali che voi conoscete bene, dovuti in parte al 110, in parte all'aumento energetico. Quindi non vi faccio vedere dei valori che oggi non sono più reali. Vi ricordo che comunque il cappotto sismico è nel prezziario DEI e quindi se uno deve capire i costi iniziali per fare una valutazione può guardarlo nel DEI o appunto ci contatta, avrei anche tutta una parte di analisi costi, ma il tempo a disposizione oggi non permette di entrare così tanto in profondità. Piuttosto invece vi faccio vedere un altro esempio.
per me molto interessante, perché qui si vede tutto il potenziale della modifica anche architettonica degli edifici. Questa scuola, quando ce l'hanno sottoposta a giudizio, per noi non era fattibile, perché vedete che non ha maschi murari esterni, ha degli stuzzicadenti, ha grandi vetrate. Però i tecnici avevano già vinto la gara di progettazione proponendo l'esoscheletro, e questo è un tema, se, per chi fa gare pubbliche di progettazione, estremamente interessante, perché proporre a un gruppo un intervento all'esterno che non invade l'edificio, che lo lascia operativo e che magari contestualmente gli dà anche l'isolamento, è qualcosa che piace molto, soprattutto in termini poi operativi e realizzativi. Chiaramente in questo caso i tecnici avevano già sviluppato il tutto, e questo ci ha sorpreso molto. I giunti sono stati cuciti, i giunti sismici, e l'esoscheletro ha chiuso, ha modificato i prospetti. Questo sia per dare appunto quei maschi murari di cui l'edificio necessitava per fare l'adeguamento sismico, sia anche per migliorare l'efficientamento energetico del plesso scolastico. Quindi qui vedete sempre la fase di dettaglio progettuale, i pannelli prodotti, e qui abbiamo il cantiere. Quindi fondazione, e sempre pannelli con lana di roccia esterna, XPS alla base e l'EPS sempre incapsulato tra materiale incombustibile e il getto. Vedete le armature. La cosa interessante, si vede bene in questa foto, di 5 specchi di finestre, sostanzialmente ne hanno chiusi 2 ai lati. Il rapporto aereo illuminante era eccessivo, questo è stato fatto sia appunto per l'adeguamento sismico, ma anche a favore di efficientamento energetico. Le scuole sono scaldate d'inverno sostanzialmente, e di fatto questo è il risultato finale. Quindi abbiamo riqualificato il plesso scolastico in maniera, a mio avviso, molto interessante, molto più moderno. L'intervento è stato diviso in 2 stralci, qui vedete la parte che parte quest'estate, scusate il gioco di parole, ed è stato tutto calibrato per farlo in 2 estati separate, quindi nei 3 mesi di chiusura estiva. Andando oltre, questa è una scuola molto complessa dal punto di vista strutturale, vedete che il piano primo è tutto a sbalzo. Questa scuola ha delle caratteristiche, anche qui la vedete, geometriche particolari. Abbiamo un'ala molto lunga, in quest'ala, per non entrare mai dentro, ci sono fatti anche 2 controventi, sempre con il cassero isolato. Quello azzurro di fatto è l'esoscheletro che vedete, quello bianco è la struttura esistente. Quindi vedete proprio le 2 strutture che viaggiano in parallelo. Qui ci sono una serie di dettagli costruttivi che, ripeto, qui ad esempio vedete le nervature verticali, quindi avendo un telaio questa scuola, l'ingegnere ha voluto collegare il cappotto sismico anche alla struttura a telaio esistente. Tutti questi dettagli costruttivi il nostro ufficio tecnico li deve poi riportare nei pannelli cassa. Ed è, ripeto, un lavoro importante. La prefabbricazione è la chiave, per poi arrivare in cantiere, qui vedete il modello 3D dei pannelli, arrivare con gli stessi pannelli già appunto tutti a misura, già con le loro forometrie che cadono grazie al rilievo nel punto giusto, totale assenza di scarti, sfridi, discariche, pezzi speciali che volano per il cantiere, quindi diventa un sistema pressoché automatico di montaggio e di posa. Qui vedete la scuola finita, la scuola è sempre stata aperta, avendo la lana di roccia, in questo caso poi hanno fatto una finitura esterna con un intonaco in calce naturale, dando un effetto estremamente interessante. Anche qui vi faccio vedere, sperando che parta, eccolo qua, stavo per un breve video della realizzazione di questa scuola, che ritengo sia sempre interessante per contestualizzare al meglio il tipo di intervento. Vedete un po' le panoramiche dell'edificio, come vedete i pannelli già posizionati secondo la loro orientazione. Questo è il nostro progetto esecutivo di pannellizzazione, facciamo le piante, facciamo i render in 3D, le viste, gli esplosi interni e esterni. Vedete, ogni muro ha un nome, l'M1, l'M2, l'M3, l'M4, e ogni pannello ha un numero, cioè l'M1, A, B, C, quindi insomma è un po' impossibile sbagliare a seguire l'ABA. Vedete i pannelli cassero, in questo caso gli operatori stanno
delle fette per avere già il pannello in posizione per fissarlo poi alla parte esterna. Qui c'è un dettaglio che ho aggiunto per i pannelli, e qui le vedete l'armatura viene inserita da basso, l'armatura verticale, perché è molto più comodo, e questo è permesso dal pannello di di tassaglia d'avvitamento. Prima nel video che sentiamo questa funzione, che ho scelto a montare il pannello, ho usato i connettori, questo è sempre un collegamento, con la possibilità che abbiamo in natura di stilare certe fette di materiale che permette di lavorare a casco aperto. Qui vedete le pareti pronte, questa è una fase molto forte di importo dello spalletto dell'architale, perché c'è per due rito qui, l'acciaio come vedete continua a fare la puntella dell'architale e mantiene in linea tutta la parete. Una volta già fatto il taglio d'acciaio sul foro, il mio scarto sarà il filo d'acciaio, infatti non è uno scarto perché viene recuperato gratis, si recupera il ferro, se anche le grande ci sono imprese che si fanno pagare il ferro, quindi si fanno pagare per portare via uno scarto. Estremamente interessante dal punto di vista. Questo è importante soprattutto per l'economia circolare, mantenere normalmente gli scarti, non ci sono pezzi da tagliare, non ci sono blocchi da lavorare, e quindi quello che arriva si monta, quello che scarico va in riciclo totale e può essere anche pagato. Qui vedete la fase di tetto, appunto dell'edificio, questa scuola è stata realizzata in circa 3 mesi e mezzo di cantiere. Andando avanti vi faccio vedere un municipio, questo è molto interessante, lasciamo sempre stare i costi perché sono di un'altra epoca, e questo municipio è sempre stato mantenuto operativo, e per questo l'ingresso che vedete qui bianco è stato completamente saltato dal cappotto sismico, cioè l'ingegnere ha creato un ponte, un portale, okay, per bloccare il fronte, il retro è stato tutto bloccato così come i lati, di fronte appunto per mantenere sempre l'accesso. Questo lo vedete anche nella modellazione FEM in questo caso, dove la parte grigia o verde che è l'esoscheletro nella parte centrale del lato d'ingresso non c'è. Questo era stato un diktat dell'amministrazione, l'ingresso era appena stato rifatto con i marmi nuovi e appunto essendo sempre stato operativo non si poteva intervenire in quel punto là. Qui vedete lo scavo, la fondazione nuova di rinforzo, questo edificio tra l'altro è stato portato a NZEB, questo perché per avere dal GSE anche il contributo per l'adeguamento sismico. Portandolo a NZEB sono stati rifatti anche tutti gli impianti, quindi qui vedete la scelta di avere 10 cm in aderenza di isolante e sfruttare questa zona per il passaggio delle dorsali delle fonti di calore. Questo perché, ripeto, l'edificio è sempre stato aperto e gli impiantisti in questo caso sono entrati dall'esterno per ogni ufficio a montare il nuovo venticonvettore, quindi l'unica cosa che hanno fatto dentro è stata installare poi il venticonvettore. Questo è un esempio appunto di un municipio pubblico, ne stiamo realizzando anche qui diversi e molti sono anche in gara d'appalto, perché essendo un edificio strategico deve essere adeguato, ma mantenendone sempre la sua operatività. Facendo vedere qualche 110, vado a Montesilvano, a Pescara, vedete questo condominio. Ecco, in molti casi col cappotto sismico gli ingegneri scelgono di rifare anche tutte le terrazze. In questo caso sono state rifatte anche le gronde sopra. Questo perché, vi ricordo, il sisma bonus paga tutti gli interventi direttamente connessi al miglioramento. Se, come in questo caso, il calcestruzzo delle terrazze è a fine vita, i ferri sono esposti, non ci sono le guaine, non c'è l'isolamento, si può decidere di tagliarli totalmente, quindi di poi anche di ridistribuire le terrazze all'esterno. Lavorando con l'esoscheletro, in questo caso il cappotto sismico è stato utilissimo perché liscio dritto lineare, le nuove terrazze sono state rigettate sia incastrando le armature dell'esoscheletro, quindi una parete del cappotto sismico, sia al solaio esistente, quindi le terrazze sono tutte nuove, con getti nuovi, ferri nuovi, guaine nuove, e questo è il risultato. Anche qui è stata cambiata l'estetica e anche data una modernità alle terrazze che rispetto a un tempo che giravano pressoché su tutto l'appartamento, oggi sono localizzate. Queste sono sempre scuole, questa è una scuola molto grande, fatta in due fasi distinte. Ve la faccio vedere perché, come vi dicevo al principio, chiaramente più estendo il cappotto sismico all'edificio,
più sottile sarà, meno micropali avrò, eccetera. Però a casi come questo vedete che il cappotto sismico, ma anche come il municipio di prima, non viene applicato dappertutto perché o non c'è continuità strutturale o ci sono altre problematiche. Comunque si blocca l'edificio nelle quattro direzioni del sisma, dove chiaramente non viene posato il cappotto sismico. Normalmente si fa o il karma, quindi il cappotto armato, per dare continuità della finitura esterna in tonaco, o un cappotto normale, facendo attenzione poi che avremo delle zone intonacate a resistenza e delle zone rasate e basta, che quindi sono più fragili in caso di urti accidentali. Qui per esempio c'è un taglio che volevo farvi vedere, le armature verticali già saldate e inserite all'interno del pannello. Questo perché abbiamo le gronde, quindi essendo nell'ultimo piano della gronda, il pannello arrivando sotto gronda in quel caso, veniva già armato prima di posarlo, perché poi sarebbe stato impossibile inserire l'armatura avendo appunto la gronda bloccata e il pannello in intradosso. Qui vedete sempre, abbiamo una lana di roccia all'esterno, in questo caso vedete le carote, rifacendo anche la copertura nel progetto, siamo arrivati col cappotto sismico all'intradosso delle gronde e l'hanno gettato da sopra. Questa è la soluzione che si fa quando si può forare la copertura. Se la copertura non è forabile, l'avete visto velocemente sulla prima scuola, normalmente il cassero viene tenuto a 50 cm più basso della gronda e gli ultimi 50 cm vengono fatti a spruzzo come rinforzo. Qui vedete il secondo stralcio, anche qui nel secondo stralcio hanno chiesto il fenolico in sostituzione dell'espanso per aumentare la prestazione energetica e poter accedere al contributo GSE, in questo caso solo sulla quota isolante del cappotto sismico. Questa la stiamo realizzando in questo momento, ve la faccio vedere perché a parte la zona sismica 2, ma abbiamo una forzante che la porta praticamente in zona 1. Siamo a Sedico, in provincia di Belluno, scuola costruita in due fasi distinte 9, molto molto esposta, vedete l'indice di rischio è 0,38 per il corpo originario e 0,52 per l'ampliamento. Qui si è andati in adeguamento, attualmente appunto il cantiere è in corso di realizzazione, quindi poi noi organizziamo anche degli open day per chi li vuole visitare. Qui vedete i due corpi come sono realizzati, la classe energetica di partenza che è una F, questo è il nostro render esecutivo dei pannelli e questa è la fase di cantiere, che ci sono foto di una settimana fa circa, chiaramente dentro ci sono gli studenti. L'unico, come dire, disturbo è ogni tanto il trapano quando avvitano il tassello per tenere il cappotto perfettamente in aderenza. Chiudo con questa casa, ve la faccio vedere perché ha delle caratteristiche interessanti, abbiamo usato anche il karma nelle zone dove non c'era il cappotto sismico, abbiamo un getto normalmente da 10 cm con 8 di fenolico all'esterno e 4 di PS all'interno, quindi abbiamo un pacchetto finito da 23 cm, in certe zone il fenolico diventa da 6, mettiamo la faesite perché il getto diventa da 16. Questo avviene in queste nervature, in questi spalloni in corrispondenza degli archi. E poi abbiamo appunto tutti i dettagli costruttivi come vi facevo vedere prima. Questo è lo spallone, ad esempio vedete c'è la faesite, il fenolico da 6, il getto si allarga, nelle altre zone come abbiamo visto il getto si stringe e aumenta l'isolante. Questo rosa che vedete appunto è isolante fenolico, quindi abbiamo bisogno di molti meno centimetri per raggiungere la prestazione. Anche qui i pannelli vengono già fatti con gli archi, con gli oblò, è un lavoro molto interessante di cui vi faccio vedere anche il risultato finito. Abbiamo un committente estremamente contento, siamo a Modena e chiaramente nelle zone che hanno vissuto sismi recenti anche i privati hanno una sensibilità molto più alta sulla prestazione finale che un intervento mi permette di ottenere. In molte altre zone abbiamo visto nei due anni di 110 che la cosa che
interessava più ottenere era il bonus, con quale intervento era relativo, e questo per me è estremamente grave come cosa, ed è stata causata, a mio modesto parere, dall'aver tolto il salto di classe sismica, la premialità, che mi auspico venga reintrodotta, perché è stato introdotto il salto di due classi energetiche, che ci sta per la parte eco bonus, ma è stato tolto il salto di classe sismica per quanto riguarda il sisma bonus. Capite che se non diamo una premialità all'incentivo in base al risultato che ottengo, rischiamo di fare molti interventi che sì, dimostrano l'accesso al bonus, ma alla prova dei fatti non dimostreranno come dire, il beneficio per la collettività. Chiudo sulle finiture. Come vi dicevo, la rete d'acciaio ci permette di finire in tonaco piuttosto che col sasso, la pietra, il marmo, quindi anche qui il tecnico può decidere poi di rivestire. Questo vale anche per quando facciamo edifici nuovi, che qui ne vedete qualcuno, gli edifici con materiali differenti, quindi con intonaci piuttosto che con pareti ventilate, con sasso e quant'altro. Se usate il BIM, ci sono tutti già gli oggetti BIM sviluppati, li trovate nel nostro sito, nell'area BIM, li abbiamo sviluppati su Alpan, Revit e Archicad. Qui ne vedete un esempio. Se poi vorrete approfondire, noi abbiamo un canale su GoToStage dove carichiamo tutti i webinar già fatti, e quindi se volete vedere dei webinar registrati, magari se potremo avere anche questo, lo carichiamo volentieri, e questo per formarvi su cose già fatte ma che sono sempre a disposizione. Se continuate a seguirci, avrete modo di partecipare a nuovi incontri dove si può entrare un po' più nel dettaglio rispetto a questa mattinata. Io direi che nei tempi ci siamo, e io avrei un quarto d'ora per domande. Perfetto, grazie mille dottor Manganello. Abbiamo ricevuto da tutte le varie piattaforme tantissimi complimenti, quindi la ringraziamo. Grazie a voi per avermi ascoltato, spero di avervi dato qualche spunto. Sono arrivate anche delle domande che leggiamo adesso. Il signor Maurizio ci chiede: i materiali utilizzati rispettano i principi CAM e sono certificati? In quest'ultimo caso da quale ente oppure da chi? Sì, allora i materiali rispettano i CAM. Noi abbiamo la certificazione sulla ISO 14000 con l'ICMQ, e quindi abbiamo tutti i CAM in funzione del materiale che ci viene richiesto. Ricordo che i CAM nel codice degli appalti, sono alcuni, su alcuni materiali vengono richiesti i CAM, sicuramente sugli espansi, sulle lame minerali e sugli estrusi. Ci sono altri materiali che non sono richiamati in quella tabella. Nonostante questo, molti produttori li fanno lo stesso, e quindi noi di fatto li abbiamo di tutti, ecco, sostanzialmente. L'ente appunto è ICMQ, e noi ci basiamo sulla ISO 14000. Poi dal nostro sito si può anche scaricare il frontespizio dei CAM. Poi in base al tipo di pannello che forniamo verrà data la DOP e anche appunto i certificati CAM con il contenuto di riciclato. Quando facciamo pannelli accoppiati c'è un calcolo validato dall'ICMQ che va a fare la media ponderata della quantità di riciclato per ogni tipologia di materiale e quanti centimetri di materiale ci sono, per avere il CAM, diciamo, del pacchetto completo. Quindi tutta una cosa che noi seguiamo con molta attenzione, compreso anche lo sviluppo, il cambio di normativa che c'è stato da poco. Chiudo, essendo un sistema off-site il nostro, è molto interessante, c'è lo scarto, lo facciamo in fabbrica. Questo scarto, che è comunque uno scarto di produzione, noi lo diamo al nostro fornitore principale, soprattutto nel caso degli espansi, che lo rimacina e ce lo rimette dentro ai nostri blocchi puri che ci rimanda. Ecco, quindi praticamente ciò che scartiamo è il CAM di ciò che ci arriva nuovo, e quindi siamo praticamente a scarto zero. Se gli scarti vengono fatti in cantiere, quello va tutto in discarica. C'è una grande differenza, e qui la voglio sottolineare, tra chi lavora con l'edilizia off-site e arriva nei cantieri con i pezzi finiti e chi arriva nei cantieri con i blocchi o i pannelli da cappotto, dove scarti
vengono fatti in cantiere. Lì in automatico è pressoché tutta discarica e questo diventerà un problema, lo è già, e per chi fa attenzione all'economia circolare, che in termini di sostenibilità ambientale è un elemento fondamentale, questo diventerà uno dei temi del futuro. Cioè noi dobbiamo riuscire a fare cantieri a zero discarica. Perfetto, grazie mille. Poi è arrivata un'altra domanda. Parlando di interventi sulla pubblica amministrazione, posso considerare il conto termico lato efficienza energetica, lato adeguamento sismico? Ci sono incentivi da considerare? Beh, allora, pubblica amministrazione e conto termico, io ricordo, come vi ho detto prima, che se io porto un edificio a NZEB, il GSE paga anche l'adeguamento sismico. Questo è un tema molto interessante che pochi conoscono, ma molto spesso alcuni dei lavori che avete visto, che vi ho presentato prima, sono fatti grazie anche all'incentivo GSE. Vi condivido un secondo, perché questa domanda è interessante, vi condivido il mio schermo. Non so se voi vedete la slide questa, che è proprio l'oggetto della domanda. Non la sento perché ha il microfono disattivato. Lo si vede? Mi dice se si vede lo schermo? Sì, si vede, sì, si vede. Okay. E qua vi ricordo che appunto c'è un caso di trasformazione in NZEB, ok? E vado veloce, ma... Eccolo qua, edifici NZEB. Tra le spese rimborsabili sono comprese anche quelle relative a interventi per l'adeguamento sismico delle strutture rafforzate o ricostruite che contribuiscono anche all'isolamento, anche a poco sismico di fatto. Quindi qual è l'incentivo? Eccolo qua, in base alla fascia climatica, noi per esempio siamo in D, abbiamo 575 euro al metro quadro, con un massimale di 1.750.000, ok, che il GSE dà alla pubblica amministrazione che decide di portare a NZEB un edificio per pagare l'adeguamento sismico. È il 65% di questa spesa che è stata portata al 100% per edifici scolastici e strutture sanitarie. Quindi questa è la chiave, cioè il GSE di fatto vi paga anche l'adeguamento sismico. Ma io ricordo comunque che per la pubblica amministrazione i fondi li mette oggi il PNRR, li mette Scuole Sicure, che lanciato dal governo Renzi ha stanziato 5 miliardi di euro per la messa in sicurezza delle scuole. Quindi oggi il problema non sono, al mio modesto parere, i fondi, è avere i progetti in mano, perché vi ricordo che le pubbliche amministrazioni per accedere ai fondi, soprattutto il PNRR, deve avere i progetti. Il problema vero è che le pubbliche amministrazioni non hanno neanche i soldi per pagare i progetti. E quello è un tema che anche in questo caso che vi sto facendo vedere, perché la pubblica amministrazione accede al GSE deve avere il progetto in mano. Quindi il problema vero è che la pubblica amministrazione abbia i fondi minimi anche per fare un affidamento diretto, perché oggi il codice degli appalti ha portato l'affidamento diretto fino a, mi sembra, 130.000 euro, fare il progetto, col progetto in mano andare al GSE a prenotare i fondi, prenotare quelli del PNRR. Quindi il problema oggi non sono i fondi, è fare i progetti per accedere ai fondi e farli in termini veloci. Il grande problema del paese Italia oggi, ed è a mio parere uno dei motivi per cui il 110 è stato anche bloccato, è che il PNRR oggi deve essere speso, abbiamo una montagna di soldi da spendere, non ci sono studi di progettazione e imprese sufficienti a sviluppare tutti i progetti che oggi sono in campo. E se pensiamo che abbiamo speso 90 miliardi di soldi, che abbiamo visto prima, cioè abbiamo adeguato il 3% dal punto di vista energetico e sismicamente, staticamente non abbiamo fatto niente, ed oggi ci troviamo con soldi che l'Europa ci dà che non riusciamo ancora a spendere perché non ci sono sufficienti studi e imprese a fare i lavori, questo è il vero tema. Poi gli aiuti ci sono dappertutto, noi abbiamo pubbliche amministrazioni che hanno fatto il progetto, avevano una parte di finanziamento pubblico, il resto se lo sono fatti da GSE, ma ribadisco, bisogna avere il progetto in mano. Perfetto, grazie mille dottor Manganello. E intanto ci stanno arrivando tantissimi complimenti, anche la signora Stella ci dice presentazione dei materiali molto chiara, quindi vi ringraziamo. Grazie. E la ringraziamo.
E poi c'è un'altra domanda che ci chiede come ci si deve comportare in prossimità di sporgenza. Allora, in prossimità di sporgenza, come vi faccio vedere, abbiamo due strade sostanzialmente. La prima è, vi ho fatto vedere delle immagini dei fori prima sulle terrazze, non so se adesso ci sia un'altra presentazione, ma allora o la terrazza viene oltrepassata, quindi normalmente si fanno dei fori sulla terrazza per dare continuità alle armature, okay? E quindi la terrazza viene bloccata sotto e sopra dal cappotto sismico, come ad esempio si vede in questa immagine qui. Chiaramente il problema qui può diventare che lo spessore del cappotto sismico mi fa perdere spazio in terrazza, okay? Per quello, in molti casi, come era quello che vi ho fatto vedere prima a Montesilvano, le terrazze vengono tagliate, okay? E vengono completamente E dottor rifatte. Manganello, se può gentilmente condividere lo schermo, così possiamo vedere il materiale. Sì, scusate, eccomi. Grazie. Ecco, era questo il caso, come Ok. vi dicevo, dove le terrazze, queste che vedete qui, sono state tutte tagliate, anche la gronda. Questo è il progetto di come erano le terrazze, di come sono state realizzate dopo, e quindi vengono ricreate tutte le terrazze agganciate sia al cappotto sismico che al solaio esistente. Quindi o le bypasso, cioè le passo con le armature, o le taglio e le rifaccio. La terza strada è quella di non mettere il cappotto sismico nelle terrazze e fare un cappotto normale, bisogna capire quante ce ne sono. Perché ogni qualvolta io interrompo il cappotto sismico, creo concentrazione di tensione e trazione in fondazione, quindi magari significa mettere dei micropali puntuali, ad esempio. Quindi queste sono le strade che normalmente vengono perseguite. Perfetto, grazie mille. Allora, poi abbiamo un'altra domanda che ci chiede, vorrei capire meglio come viene collegato il cappotto sismico alla struttura esistente. Allora, come dicevo, il cappotto sismico è collegato dalla fondazione, quindi se la fondazione c'è, si parte da quella oppure si fa una nuova fondazione. Vedete il mio schermo sempre? Sì, infatti anche la prossima domanda parla proprio di questo. Ci chiede quando bisogna intervenire anche sulle fondazioni. Beh, sempre, cioè col cappotto sismico, sempre, cioè stiamo parlando di un intervento globale di adeguamento sismico, cioè non si può pensare di fare un esoscheletro che non parta dalle fondazioni, se no si fa un intervento locale, cioè si fa un cappotto antiribaltamento, si fa un antiribaltamento, si fanno degli bettoncini armati, ma parliamo sempre di miglioramenti locali, qui stiamo parlando di un adeguamento sismico, quindi l'intervento fondale. Con la tecnica del cappotto sismico c'è sempre. Per non fare l'intervento fondale, bisogna che la fondazione esistente sia magari già una platea un po' più moderna, più allargata, e quindi posso agganciarmi alla fondazione esistente, se ce la fa. Ma normalmente gli edifici degli anni 60, 70 o prima, la fondazione è solo sotto alle pareti, normalmente sono anche fondazioni scollegate, quindi la nuova fondazione che gira tutto attorno, collegata a quella esistente, serve per rendere solidali i due tipi di intervento. Quindi noi abbiamo il collegamento fondale di partenza, abbiamo sempre il collegamento ai solai, perché sono i solai di piano che attraverso i link rigidi, quindi viti o connettori, trasferiscono l'azione sismica. E come vi dicevo, possiamo avere anche i collegamenti verticali, cioè queste nervature verticali, per collegare il cappotto sismico anche ai pilastri. Quindi di base fondazione e solai. Se abbiamo i pilastri, anche possibilità di collegarlo verticalmente. Queste sono scelte progettuali che fanno gli ingegneri. Però chiaramente non si può pensare di fare un intervento globale di adeguamento senza una nuova fondazione o senza collegarci alla fondazione esistente e senza collegarci ai solai. Diventano interventi di scala totalmente diversa e diventano interventi locali che migliorano dell'1%, dello 0,5%, magari tamponamenti. Ripeto, quegli interventi evitano che un danno crei un altro danno, ma non evitano il danno. Noi oggi dobbiamo evitare il danno nel nostro paese, perché quando arriva un sisma di grado 6, con cui dobbiamo imparare a convivere, scusate.
Non possiamo avere 50 miliardi di euro di danni, 40.000 famiglie sfollate e anche vittime. Cioè nel 2023 dobbiamo avere coscienza che l'Italia è un paese sismico e quindi quando si fa un intervento, questo intervento deve essere risolutivo. Se continuiamo a fare interventi palliativi, non risolviamo il problema, lo posponiamo, ok? E non possiamo più posporlo perché il prossimo sisma in Italia rischia di mandare il paese in default. Per chi non lo sapesse, ricordo che noi stiamo ancora pagando il sisma dell'Irpinia nelle accise della benzina, noi paghiamo il terremoto dell'Aquila, dobbiamo ancora iniziare a pagarlo, e anche quello di Modena e di Reggio, comunque dell'Emilia. Il terremoto del centro Italia, che cuba 50 miliardi, okay, finora è stato fatto il 10%. Quindi noi abbiamo un enorme debito per ricostruire e dobbiamo ancora finirlo. Quindi le ricostruzioni iniziate, sempre con il rischio che accada un altro sisma. Se avete visto, ormai nel nostro paese ogni 5 anni, più o meno, c'è un sisma distruttivo. Dispiace dirlo, ma dobbiamo prenderne coscienza, perché se continuiamo a pensare che accada nel giardino del vicino, non abbiamo coscienza di quello che è la tettonica a placche, cioè è inevitabile. Insomma, è una questione. La Turchia ha dato dei segnali preoccupanti, ma noi dobbiamo pensare a costruire non solo per salvaguardare la vita umana, che è sacrosanta, ma anche per salvaguardare il patrimonio degli edifici, perché se ogni volta che c'è un sisma dobbiamo intervenire anche su edifici che hanno 10 anni, c'è un problema a monte, e il problema è quello normativo. Chiudo per dirvi che il presidente dell'INGV italiano, dopo il sisma della Turchia, ha dichiarato che serve cambiare nuovamente la norma, cambiare l'NTC, perché le case devono essere costruite come gli ospedali. Cosa vuol dire? Che in caso di sisma, oltre a non morire la gente, io rimango in casa mia e ho la mia casa. Cioè gli edifici privati devono resistere al sisma e rimanere operativi. Per fare questo bisogna abbandonare l'utilità e lo spostamento, andare in campo elastico e quindi fare edifici che siano in classe sismica A+. Come Associazione Ingegneria Sismica Italiana noi stiamo lavorando affinché il governo capisca che negli atti notarili, oltre all'APE, quindi al certificato energetico che mi dà la classe sismica in caso di compravendita, bisogna allegare anche la classe sismica del fabbricato, perché è fondamentale che la gente sappia la sicurezza degli edifici in cui vive. Se il privato di questo non gli interessa, va bene, noi stiamo facendo anche una proposta perché in tutti gli edifici pubblici, a partire dalle scuole, come avviene in altri paesi, per esempio in California, ci siano delle targhe all'esterno con scritta la classe sismica di rischio dell'edificio pubblico. Cioè la gente deve sapere dove sta entrando dentro, ok? Perché non si può più prescindere dall'idea che ciò che sta in piedi rimarrà in piedi per sempre. Siamo di fronte a un grosso problema. Abbiamo buttato 90 miliardi ad attaccare cappotti e serramenti nuovi su edifici che sono a fine vita statica, non sismica, per chi capisce quello che sto dicendo. Sì, è tutto veramente molto interessante e soprattutto attuale. Infatti, in realtà è anche una tematica che tratteremo al convegno ed il Social Expo. E stiamo infatti organizzando un evento dedicato e con tra i vari esponenti e speaker ci saranno appunto professionisti sia italiani ma proprio dalla Turchia, come menzionato anche da lei, che è appunto recentemente stata colpita. Allora, poi per quanto riguarda altre domande, abbiamo un intervento da Maurizio che ci chiede se la documentazione riguardante la presentazione del dottor Manganello sarà diffusa via email. Noi vi abbiamo mandato, ve l'abbiamo mandata, magari ve la risistemiamo e vi mandiamo un PDF. Non so se ci pensate voi o se noi avessimo le mail dei partecipanti gliela possiamo facciamo mandare. Facciamo noi, assolutamente. Okay. Io però ve la rimando, non quella che vi ho mandato prima per emergenza, la rimando il primo pomeriggio, così poi potete spedirla a tutti i partecipanti. Comunque vi invito anche a seguire il sito cappottosismico.com, lì c'è un'area riservata, noi possiamo dare accesso a tutta una serie di documentazione, anche che la ricerca ci muove, i particolari costruttivi. Ma nel sito c'è moltissimo, seguiteci, poi Edi Social Network rimanda anche la mia presentazione. Assolutamente, certo.
Poi c'è un'altra, anzi in realtà ci sono varie domande che chiedono sui costi, ecco, di queste opere. E vuole dare una risposta qui, diciamo in sede, o preferisce un contatto privato, ecco, con loro? Ma allora, io posso darvi un'indicazione veloce, basandomi appunto su quello che è il prezziario DAEI, no? Nel prezziario DAEI il cappotto sismico oggi parte da 180 euro al metro quadro circa, un 4 più 10 più 4 di spessore, 4 e 4 sono gli isolanti, 10 a getto, fornito e posato in cantiere, compreso trasporto e rilievo dell'edificio. Poi, prima cosa che si fa normalmente è, partendo da questo numero, tarare, scusi che prendo anche una slide perché così mi spiego meglio, visto che l'hanno chiesto. Normalmente appunto dalla stratigrafia di partenza si arriva alla stratigrafia di arrivo. Ad esempio, quello che vi faccio vedere adesso, c'è un 10 più 5, getto 10, ok? Quindi nel DEI ci sono i sovrapprezzi per l'aumento di spessore di EPS o per il cambio poi di materiale dall'EPS al neopolo, alla lana di roccia, al fenolico, quello che vi ho raccontato. Quindi stabilito lo spessore poi appunto del pacchetto, io vado a ricavarmi il valore di quello specifico. Eccolo qua. Mi dica se vede la mia presentazione. Sì, la vediamo. Ecco, questa è la voce, no? Come vi dicevo, EPS fino a 80 mm, quindi 4 più 4, oggetto minimo 8, c'è il prezzo di partenza. Poi, innanzitutto, vado a stabilire la mia stratigrafia. Questo, ad esempio, è un 10 esterno composto da 5 di lana di roccia, 5 di neopor, 10 di calcestruzzo e 5 di fenolico. Abbiamo voluto esagerare, quindi vado a calcolarmi in base ai parametri che la voce mi dà sotto di sovrapprezzo, mi vado a calcolare il prezzo specifico di quella stratigrafia specifica. Dopodiché, ottenuto questo, avrò il calcestruzzo sempre da prezziario in base allo spessore, avrò l'acciaio di armatura da prezziario in base alla quantità di chili di progetto, avrò la perforazione per i fori, per i connettori, la posa dei connettori strutturali. Tutto il ciclo esterno di intonaco, che ha un rinzaffo, un fondo, una rasatura armata e un intonachino. Qui vediamo che siamo attorno a base DEI, quindi DEI oggi, se un lavoro pubblico può, nel PNRR è anche accettato, comunque si può arrivare a ribassi di gara anche del 20-25% ancora. L'importante è che nelle voci di prezziario questi ribassi siano considerati in qualche modo. Ma ragionando su circa 400 euro al metro quadro di superficie perimetrale di intervento, vi faccio un semplice ragionamento. Oggi un cappotto termico, qua stiamo parlando di un cappotto di lana di roccia, EPS, fenolico, intonacato, ma un cappotto normale, 14 centimetri di lana di roccia, vale sul mercato circa 140 euro al metro quadro, 150 da prezziario. Questo significa che se 400 euro io tolgo 150, significa che con 250 euro al metro quadro io oggi faccio l'adeguamento sismico di un edificio. Ecco, questo, per chi conosce un po' i costi di un adeguamento, è il vero numero. Oggi adeguare un edificio con tecniche più o meno note, più o meno invasive, costa circa 500-600 euro al metro quadro, solo l'adeguamento. Quindi voi capite che, come vi dicevo in uno slide, se è applicabile è il sistema più vincente oggi, è perché è basato anche su principi di economicità. Noi non abbiamo basato il principio che su 110 bisognava aumentare i valori, perché quello che è successo è questo. Noi abbiamo fatto un principio dove nei lavori pubblici, dove i budget sono definiti, le lavorazioni siano sostenibili, ok? Io vi dico una cosa provocatoriamente: per 2 anni ci siamo sentiti dire da molti grandi player sul 110 che costavamo troppo poco, e questo è come dire, una sconfitta non solo come produttore ma come cittadino, perché se io devo scegliere l'intervento perché deve costare più degli altri, perché i soldi li mette qualcun altro, ma lo Stato siamo noi, capiamo che come è stato affrontato nella gran parte dei casi questo incentivo. È ovvio, certo.
Benissimo, allora io la ringrazio, dottor Manganello, e ringrazio tutta la Ecosism per questo interessantissimo e super apprezzato webinar. E invitiamo tra l'altro tutti quelli che ci stanno seguendo a visionare le soluzioni proposte dell'azienda e che abbiamo visto sia nel webinar di oggi che appunto potrete trovare direttamente sul sito webinar dell'Ecosism o su Geniale Cappotto Sismico oppure sul nostro catalogo prodotti ed il BIM. E a tal proposito ovviamente potete sempre farci richieste anche in una fase successiva e vi metteremo appunto in contatto. E, ovviamente le domande ecco, le abbiamo risposte, quindi vi ringraziamo per la partecipazione e possiamo chiudere quindi questa puntata ricordando che questo webinar, come anche gli altri, sarà disponibile nei prossimi giorni sulla nostra piattaforma ESN Academy, on demand e fruibile per i soli iscritti. Potrete rivedere i video e, come detto, contattare l'organizzatore o l'azienda partner per eventuali richieste o approfondimenti. Ringrazio ovviamente tutti voi da tutte le varie piattaforme social, da ESN Academy e da Zoom, che come sempre ci seguite numerosi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di ottimizzazione degli impianti frigoriferi attraverso il controllo e la regolazione con gli esperti di Trane. E grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie mille, dottor Manganello. Grazie a lei e a tutti, buona giornata a tutti.